Ehi là gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Fortnite dopo un po' di tempo, devo ammetterlo. Il fatto è che avete visto sul canale, penso giusto un pochettino, che nell'ultimo periodo ci sono stati i peggio aggiornamenti, prima di Clash of Clans e poi di Clash Royale. Ma adesso l'area delle novità si sposta in casa Epic, perché ragazzi sta per terminare la stagione 4 e sta per cominciare la stagione 5. Lo sapete meglio di me. Proprio ieri, alle 7:30, c'è stato un evento all'interno del game assurdo. Il razzo ha decollato, ha spiccato il volo. E mentre sicuramente la maggior parte di voi erano lì a guardarlo e a vedere come stravolgeva la mappa di Fortnite, perché ha tipo fatto un pasticcio nel cielo che avete visto che roba, io ero lì, nella base dei cattivi, a ripulire tutto dai nemici e a buildare intorno al razzo e cercare di impedire il suo decollo. Cercavo di lottare per il bene. Prima di mostrarvi cosa è successo, ovviamente come al solito vi invito a mettere un bel pollicino in su sotto il video, ragazzi, è importantissimo, lo sapete meglio di me, per supportare la serie, ripartire con Fortnite e soprattutto farmi capire che siete molto gasati come me per la stagione 5. Sarò sincero, infatti nell'ultimo periodo Fortnite era calato un pochettino sul canale e di sicuro non è perché non è un gioco di tendenza, anzi tutt'altro, come potete vedere sta tipo esplodendo, tipo tutto il mondo sta giocando Fortnite e tipo tutti me lo state chiedendo, quindi per favore non scrivetemi più porta Fortnite perché lo so che lo volete, lo so ragazzi, tranquilli. Ma il fatto è che la mia serie principale era quella in cui andavo a completare insieme a voi le settimane del pass battaglia. La serie era partita benissimo perché il primo video era tipo piaciuto un casino, beh, fatto 15.000 visualizzazioni, una cosa indecente, ma già solamente il secondo, il terzo e il quarto hanno cominciato a calare, fino ad arrivare all'ultimo che praticamente è stato visto da pochissima gente. E no, questa non è una questione di feed. I motivi, ragazzi, sono principalmente due. Il primo è che obiettivamente come completare il pass battaglia, come fare quella missione specifica, è un format generale che si vede ovunque ormai su YouTube e quindi giustamente magari vi capita di vederlo da un altro youtuber e lo guardate, ma è una cosa che vi interessa, quindi magari non è che guardarlo da uno o guardarlo dall'altro vi cambia. In poche parole, se c'è uno che spiega come completare le missioni, va bene, tutte le ipotetiche 10 persone vengono da lui. Se sono in due, è già un 5 e 5 nel migliore dei casi. Se sono tre, se le persone che portano sto cazzo di pass battaglia sono più di quelle che lo chiedono, ragazzi, insomma, non ci muoviamo. No, davvero, lo porta veramente chiunque. E in più c'è da dire che io lo portavo con un giorno di ritardo. Io pubblico tutti i giorni alle 5, quindi registravo, il video usciva il giorno dopo le 5. E in un giro di 24 ore, anzi qualcosina di più, uscivano i peggio video. Quindi proprio la concorrenza, diciamo, non si poteva competere. Quindi insomma io vi sparo un sondaggio, ragazzi. Voglio capire se questa cosa del come completare le settimane vi interessa comunque. E quindi per la stagione 5 cercherò di aggiornarmi e portarvela in live. Quindi il giorno stesso vi esce la live che poi pubblico su come completare la settimana, o altrimenti volete un format nuovo come questo, come quello che ho provato anche tempo fa. Avrete visto il video sul controller, il controller da un euro è spopolato, vi è piaciuto un casino, l'ha visto un sacco di gente e obiettivamente è quello il tipo di video che voglio portarvi, come questo, insomma, robe diverse. Fortnite è un gioco nuovo, lo sta portando tanta gente, ma comunque sia è ancora molto inesplorato. E poi ovviamente prima ragione per cui ci faccio i video sopra, mi piace un casino. Infatti in quest'ultimo periodo, ragazzi, io non ho propriamente smesso Fortnite, anzi ho smesso solo di fare i video su Fortnite, ho continuato a nerdare malamente. Infatti ho già completato tutte le settimane dalla prima alla nona, sì, adesso uscirà la decima giovedì. Infatti ho anche tipo ultimato praticamente il pass battaglia, mi mancano due o tre livelli, ho sbloccato lo spaccatutto, ho livellato un sacco, sono migliorato come player, cioè insomma un sacco di cose. E sul punto sono migliorato come player, penso che questo lo possiate constatare voi stessi, spero che si noti dal game che ci ho preso un pochettino più la mano, soprattutto da quando la Epic, grazie, ha messo la possibilità di spostare l'HUD dei tasti. Prima era ingiocabile, era ingestibile, era da impazzire, soprattutto sul tablet che è grosso.
Adesso invece i pro player riescono addirittura a fare il double pump shot, che è una roba che io pensavo si potesse fare praticamente solo su console o computer, invece no, anche su mobile è arrivato. Ovviamente questo, chi mi segue su Instagram, link in descrizione vi ricordo, già lo sapeva, perché quando faccio un triste elemento su Clash of Clans, piuttosto che un qualcosa di figo su Royale, o una vittoria Royale, appunto, su Fortnite, io faccio una bella Insta Stories per alimentare il mio ego e sentirmi al centro del mondo per quel mezzo secondo. E non datemi del gasato, perché so che lo fate tutti. Appena fate vittoria reale scrivete su WhatsApp: oh, guarda qua zio, tutti i vostri amici. Lo so, no, inutile che lo negate. Comunque sia, mentre ho fatto un pochettino il punto della situazione, vi ho parlato su un paio di cose, vi ho lasciato qua in sottofondo la mia ultima partita. Non è una partita bella, è una partita fatta così a caso. Ci sono comunque uscite delle belle kill, ho visto, quindi spero che vi possa piacere. Ah, e sottolineiamolo, non è che sono diventato il ninja della situazione, quello penso che ce ne sia uno solo e basta. Semplicemente spero che possa farvi capire che comunque sia c'è stato un progresso in questo periodo. Adesso però vi lascio alla clip di cui vi ho parlato prima, ragazzi. La costruzione della pedana per cercare di fermare il razzo. Infatti io non sapevo bene come fermarlo, quindi ci ho fatto direttamente un tappeto di lastre pianeggianti sopra, in legno, in pietra, in ferro, un po' in quello che c'avevo. Ho usato un po' tutti i materiali. È stata una cosa fighissima perché è nata così, tutto sul momento. Cioè io non stavo registrando la mia facecam, infatti ho registrato solamente la clip del gioco e ho cominciato a registrare pure in un momento in cui la partita era già cominciata, perché mi è venuta così di getto sta idea: fermiamo il razzo. E infatti sono arrivato nel covo tardissimo, c'erano già un sacco di persone armate, ho provato a fare kill a caso, e quando finalmente ho ripulito tutto, appunto, mi sono messo a buildare la mia struttura e ho aspettato pazientemente il countdown. Sono stato un attimino colpito dalla tempesta, come potete vedere. Avevo delle bende, per fortuna ho resistito più possibile. Il fatto è che quando il razzo è partito c'è stato il delirio. Come potete vedere si è staccato molto lentamente da terra, come fanno logicamente tutti i razzi, per prendere solo poi dopo velocità. E la prima cosa che ha fatto è stata spaccare in mille pezzettini la mia povera struttura, ok? L'ha disintegrata, l'ha demolita, ragazzi, ok? Che era un pochettino quello che mi aspettavo, però mi ha deluso abbastanza vedere tutto il mio lavoro andare in fumo così. Tra l'altro non so se si vede, ma tipo c'è stata un'area intorno appunto al punto di decollo piena zeppa di fumo, non si capiva più niente. Io da lì ho cercato di andare in safe zone, ma è stato un attimino difficile, giusto un attimino, visto che la tempesta ormai era andata avanti. Ho fatto ancora una piccola partita, giusto per vedere se il razzo in qualche modo avesse danneggiato il covo dei buoni. Non è stato assolutamente così, come potete vedere è tutto perfettamente integro, a parte il cielo di Fortnite, che è tipo stato devastato malamente. Concludo, ragazzi, dicendo tanto di cappello alla Epic. Aspettate, non ho un cappello. Tanto di cappello. Notare il cappellino nuovo col logo del canale, presto disponibile, ragazzi. Perché quando sta per cambiare la stagione se ne esce con queste novità che ti stravolgono un attimino l'esistenza e non te le mette lì easy peasy tranquille, ma boom, te le spara nel cielo in modo che tu le possa vedere, anzi tu le debba vedere per tutta la partita, per tutte le partite. E magari tu ti renda conto che quella meteora è sempre più vicina alla tua faccia, o magari che quella spaccatura che si è formata ieri sarà sempre più grande, magari si metterà a mangiare roba, non lo so che cosa succederà con quella spaccatura, però ci sarà un bel minestrone anche lì. Insomma, per questo video, ragazzi, è tutto. Io come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti e attivare la campanellina delle notifiche, perché è molto importante per restare aggiornati su tutte le novità. In descrizione trovate tutti i link per i social e restare anche lì aggiornati su tutto quello che c'è da sapere per quanto riguarda Clans Royale, Fortnite. Ci si becca questa sera, se non sbaglio, in live di Clans, che vi ricordo sarà dalle 7 alle 9, altrimenti domani sempre alle 5 con un nuovo video. Ragazzi, un salutone e ciao a tutti!